Hola babies, come state? Benvenuti in questo nuovo vlog. Scusate la mia faccia, ma ancora mi devo mettere a posto. Allora, avevo già cambiato matite, ho vomitato tutto, mi ho vomitato tutto dentro il reggiseno. Adesso mi sono preparata, ma sta per piangere. Devo andare a cucinare il carbonara, un pochino strana. E dopo continuate a guardare il video, sarà una bella giornata. Perché pianti? Guarda che si è vomitato anche il bollo, devo cambiarlo tutto. Poi questi pantaloni ormai gli stanno proprio stretti stretti. Non piangere, su, non piangere. Mi dice la mamma come fa a cucinare, se no ti può lasciare neanche un secondo. Mati, devi restare un attimo qui nel divano, ok? Dopo la mamma ti riprende, la mamma deve andare a cucinare, ok? Non piangere, mi raccomando, ok? Ok, ticcione? Io devo stare a cantare, sembra una canzoncina che lo fa stare tranquilla. Ma allora prendo uno. Se sono rimasto solo qua. No, mi sa che l'ho comprato. Prendo queste qua. Lo so, vi sanguinerà gli occhi per gli italiani, però mia sorella mi ha insegnato a farlo con la falla. Magari vi iscrivete dal mio canale, però è buona quella panna, la carbonara, quindi sì, dai. E cos'altro mi serve? La pancetta, vediamo. Pancetta e poi la pasta, e poi basta. Anzi, prendiamo già direttamente tutto, prendo anche un po' di pepe qua sopra, questo qui. Ok, prendo una ciotolina per sbattere tutto. Questa no, questa qui, questa e penso che basta. Ci penso che basta. Ok, provo a fare perché mi sa che mi sono anche scordata come si fa. Allora, prima facciamo le uova. L'acqua lo sto già bollendo. Prima mettiamo le uova, mettiamo due a testa, dai. Vi ripeto che io non so cucinare. Oddio, non so neanche aprire un uovo. Quindi se sbaglio qualcosa, vabbè. Tanto la devo mangiare io. E scusate se non mi si vede la faccia, però dai, vi faccio vedere questa cosa. Io che provo a cucinare qualcosa. Ok, andiamo qui, mi lavo un attimo le mani. Prendo una forchetta per sbattere. Lo so che è un insulto agli italiani la pasta con cioè la carbonara con la panna, però mia sorella mi ha convertita ed è buonissimo. Lo so, vi starete odiando, però è buono davvero. Ok, adesso ci metto. Sto facendo. È lì nel divano. Urlo tra 3, 2, 1 e via. L'ho messa tutta. Ok. Non piangere Mati, Sbattiamo. Sta venendo tipo colore crema, anzi qua non si vede, sembra giallina, però è tipo un po' colore crema, una specie. Sbattiamo ancora tutto per bene. Non mi ricordo se mia sorella ci metteva il sale. Non piangere Mati. Ci mettiamo un po' di pepe, se riesco ad aprirlo lo mettiamo.
Ok, ok, ce la faccio. Basta troppo. Battiamo, battiamo, battiamo. Non mi ricordo se mia sorella ci metteva il sale. Dai, io ce lo metto un pochettino. Allora, salute, mio amore. Basta. Che tanto dopo la pancetta è salata. Salute, mio amore. Ok, mettiamo un po'. Ok, questa è pronta. Adesso salute in vita. Ok, just a second. Vado a vestire Mati perché sta nutendo un sacco. Vieni qua, piccolo pulcino della mia vita. Vieni qua, piccolo pulcino. Ok, ho preso Mati. Stava starnutendo un sacco, quindi gli metto la magliettina. Gli stanno cadendo i capelli qua dietro. Mia pupa. Ok, fa come la mamma. 1, 2, 3. E voilà. Ecco il mio pupo. Tutto cambiato. Questi pantaloni sono troppo belli. Allora, eccoci qua. Questo è il profumo di Mati. Due sporcini, una qui e una qui. Via. Non piangere, amore, piangi sempre. Dai, che devo prendere padella rossa. Ok, riprendo la pancetta. Che pasta facciamo? Andiamo tutto contro gli italiani, facciamo questi qua. Facciamo questa qua? Così la pancetta entra dentro qua dentro. Entra dentro qua dentro. Facciamo questa? Guarda. Avevo appena cambiato Mati insieme a voi. Poi l'ho preso in braccio e mi ha vomitato tutto qua e si è vomitato lui di nuovo. Però poco lui. Quindi te lo lascio con quei vestiti. Allora. Mati, non piangere! Cabeza y tiene cola, la vaca Lola, la vaca Lola. Tiene cabeza y tiene cola y hace mu. Solo un casalanzoncino si calma. Chichone bellísimo, sei un chichone bellísimo. Uy, hay la manina porca. Sei un chichone bellísimo. Guardate che Mattia spingeva tanto. Oh, adesso ho dovuto far finire di cucinare Seba e vi faccio della pasta. Oh, adesso mangiamo e dopo andiamo via. Devo anche lasciare Mati. Piange. Ok, abbiamo finito di mangiare, l'abbiamo messo a posto lì il mio amore, perché io ho al Mattias che lo stavo lattando. Ho lavato i piatti, adesso ci prepariamo che dobbiamo andare. Adesso mi rendo un pochino presentabile perché la mia faccia fa abbastanza paura. Per chi non avesse visto il video della mia make up routine, vi lascio il link qua sotto così lo andate a vedere. Siamo usciti di casa, stiamo andando a lasciare il pupo dalla mamma di Seba e poi devo andare a fare la pulizia di denti, quindi andremo a San Giovanni e quindi continuate a guardare il video. Mi sono fermata un attimo a ritirare. Siamo arrivati dal dentista. Ho paura in realtà. Anche se era solo la pulizia dei denti, ho tantissimo ho paura. Ma non lo so, infatti. Ho paura. È una misteria. Ma vieni. Ma. Ma. Siamo in attesa. Ho finito. Le mie paure erano reali. Faceva molto male, molto, molto, molto.
mi ha detto che io ho i denti e le gengive molto delicate, quindi devo ritornare a farlo tra 6 mesi. E niente, però facevo un sacco male, che cavolo di male, madonna santa. Ci siamo fermati qua in questo bar, stiamo morendo di freddo. Abbiamo preso un dolcino, un succhino bio, organic, e lui si è preso una marmi. E niente, stiamo aspettando Mati Mati. Alla fine ci siamo trasferiti dentro perché di fuori era troppo freddo, quindi abbiamo già finito. Adesso chiacchieriamo perché aspettiamo la mamma di Seba che arriva con il piccolo Mati Mati. È arrivato il bambino, finalmente mi ha mancato così tanto. Ok, siamo partiti, adesso mi sa che andiamo a casa. Andiamo a casa, vero? Andiamo un attimo al Tigotà a prendere quelle cose che ci mancavano. Ok, andiamo allora al Tigotà in farmacia che devo prendere i... per le tette che non mi cade il latte. Come si chiama? Oddio, non mi viene in mente. Scrivetelo qua sotto nei commenti. Questo shampoo che è quello che uso io. Allora, questo è il balsamo e questo è lo shampoo. Poi ho preso questo qua che Mati ha molto spesso la pelle secca qui sopra, quindi mi hanno detto che potevo usare l'olio della Johnson per lui. E poi mi hanno detto, mi avevano detto all'ospedale, solo che alla fine io me l'ho scordata, che dopo il bagnetto bisogna mettergli un po' di olio, quindi l'ho preso. E poi ho preso uno scrub perché il mio naso sento un sacco di puntini, quindi l'ho preso. E poi ho preso un profumo per Seba che però mi sa che è rimasto in macchina. E poi basta, poi nella farmacia avevo preso quello che vi ho fatto vedere prima, queste qua, le coppette. E poi ho preso la carta igienica e poi basta. E poi il dentista mi ha dato questo spazzolino, che in pratica è lo spazzolino antiplacca che ha la punta arrotondante, quindi utilizzerò questo adesso. In questo momento sto registrando anche un altro video per voi, e, specialmente per le mamme questa volta, e perché mi hanno mandato una scatolona intera di cose per bambini che sono... non belle di più, ma non tanto belle, ma sono tipo molto utili e che a me hanno aiutato tantissimo con Mattias. E niente, si chiama Twist Shake, quindi il 22 esce il video di quello che registro adesso mentre sto facendo il vlog, ecco. E niente, quindi adesso registro quest'altro video e poi non lo so cosa farò. Ho finito di registrare il video di Twist Shake per voi che uscirà il 22 febbraio. Niente, Mati si è svegliato, è qui che lo sta adattando, e intanto il Numi si è aiutato a mettere a posto tutte le cose che finalmente posso mettere in giro per casa, perché prima le volevo lasciare tutte nel cartone per farle vedere a voi. Si va a la pistola ti spoiler un pochettino. Se volete vedere che cosa mi hanno mandato, appunto, aspettate il 22 che uscirà quel video. Guardate il piccolo Mati. Oh, e con il suo peluchino. Poi ho visto. Allora ho messo a bollire l'acqua così. Sterilizzo queste cose qui. E dopo le mettiamo ad asciugare. Adesso con questo cagone andiamo a fare il bagnetto. Andiamo, che ci si fatto la casa. Guardate che bel lavoraccio. Buona giornata. Sì, cioè, adesso ci facciamo il bagnetto e poi ci rivediamo quando è già pronto. Ai, che mucciura. Guardate che bello il mio body. Diglielo. Ho appena sboccato anche, se volete saperlo. Mettete una gocciolina di vomito qui.
Quanto sei carino. Hai i piedini sempre congelati, questo bimbo. Comunque, questa volta, dato che avevo comprato quell'olio, gliel'ho messo anche in tutto il corpicino, gli ho fatto un massaggino. Comunque, appena ve lo presento, vi farò un video della sua night routine, della sua morning routine e tutto qua. Ed eccoci qua, il suo pigiamino, il suo body e siamo pronti. Dovreste vedere i suoi capelli, sono tutti dritti. Ok, perfetto. Adesso dobbiamo aspettare papà che è andato a prendere le robe da mangiare e via. Ok, dopo... cioè, sono andata in bagno e stavo facendo la pupù. E Mati era nella succulletta e ha pianto così tanto che mi sono dovuta alzare con il culetto sporco, prenderlo, si è addormentato mentre io facevo la pupù e non sapete che lavoro c'è stato per pulirmi e alzarmi. Mamma mia, oh, è così difficile. Ho messo appunto per sterilizzarlo tutte quante, dopo sterilizzo anche queste qua. Però intanto dai, ho messo già queste. Queste che vedete qui sono quelle che usavo prima Mati. Però adesso utilizzerò queste qua. Pensavate che sono sciamma. Mati, se non faccio questo rumore non piange. Chi è il bimbo che piange di più qui in questa casa? Chi è questo bimbo che piange? Dimmi dopo. Sì, mi ammosto, non ci sto preparando. Oggi faremo serata hamburger. Woohoo! Qui ci sono l'olio per le patatine. E via. Ho apparecchiato. C'è il mio principe che sta cucinando. E un altro principe qua che sta mangiando. Eccoci qua. Abbiamo fatto un hamburger e mezzo io e mo. Guardate che buono. Prova. Ti piace? Dove lo posso appoggiare? Madonna, mi sto facendo sotto. Questi sono i vestiti. Adesso dobbiamo andare a lavare i piattini. Abbiamo già pulito tutto. Sebastian mette tutto in ordine perché lui è un signor passantino, quindi tutto in ordine. Poi lì abbiamo lavato tutto e adesso andiamo a lavarci il culetto. Andiamo in camera. Mo porta la TV in camera e un attimo che accendo la luce col gomito perché sono una mamma multitasking. E scusa. Adesso andiamo a lavare il culetto, sia io che Sebastian. E poi basta, ci laviamo i dentini, veniamo a letto e guardiamo un film. Ok, mi sono già lavata il culetto e mi sono messa il pigiama, mi sono lavata i denti. Un male per lavarmi i denti, ho un malissimo alle gengive. Però niente, siamo arrivati alla fine di questo vlog. Spero che vi abbia tenuto compagnia, che vi sia piaciuto. Per qualsiasi domanda, come sempre, vi lascio il mio Instagram qui e anche giù. E mi potete scrivere anche nei commenti, tutto quello che volete. E niente, vi amo.